Rosario Dominici, dirigente della Bagnarese. 1-1, il risultato del campo. A lui la parola per commentare questa partita. E diciamo che l'1-1 per, prima di partire da Bagnara avremmo messo la firma, però per come sono andate le cose, dove con una squadra che gioca in casa temibile, la Bagnarese ha tenuto testa, avrebbe meritato di vincere, perché in campo oggi c'era un giocatore, che il brasiliano Douglas, che è sicuramente un giocatore di categorie superiori, dove lo ha dimostrato anche e soprattutto nella zona del gol, dove ha dimostrato la sua classe cristallina, il suo tener palla e il suo saltare l'uomo, che in questa categoria è un po' difficile vederli. Ha trovato sulla sua strada un grande portiere, stiamo parlando di Isidoro Leonardi. Isidoro Leonardi non lo scopro io, un giocatore di categoria, un portiere di categoria, un portiere da una vita che gioca in queste categorie, un portiere che si è fatto suo e non ha bisogno di presentazione. Sicuramente qualche parata l'ha fatto, ha dimostrato di essere ancora una volta e quel portiere che conosco io e conosciamo tutti da una vita, che dove ben figura nella promozione calabrese. Mister Cormaci, 1-1, un primo tempo giocato meglio del secondo? Sì, forse sono stato profetico, perché da una settimana che dico che le partite per vincere bisogna giocarle, prima si giocano e poi si vincono, invece qua mi sa che più di qualcuno era passata l'idea che avevamo già vinto. Non siamo più in prima categoria, che è una categoria difficilissima, siamo in promozione e qui forse dobbiamo imparare tanto, perché abbiamo avuto l'occasione per chiudere la partita più di una volta e non l'abbiamo fatta. Poi abbiamo sciupato pure un calcio di rigore, è stato bravissimo il loro portiere anche sulla respinta, e quindi accettiamo come al solito il verdetto del campo e dobbiamo lavorare per cercare. Sicuramente la situazione del Covid ha distratto un po' la squadra, e quindi non abbiamo approcciato come, anzi abbiamo approcciato come abbiamo voluto, però a 30 secondi dalla fine del primo tempo abbiamo regalato un gol che poi è stato determinante. La verità è questa, dovevamo essere più bravi a non rischiare a lanciare la palla, e poi sicuramente avremmo parlato ora a questo punto di un'altra partita. Questo è il volto di Antonio Musumeci, che ha giocato a Melito Porto Salvo con la nuova Melito. Lo abbiamo presentato come un dinosauro appena uscito da Jurassic Park, dall'alto delle sue 56 primavere. Ah, buonasera, saluto tutti gli amici di Melito, perché è un bel ricordo della stagione fatta a Melito, un grande campionato. E oggi abbiamo fatto una partita più che magnifica, e nelle condizioni che ci troviamo siamo stati capaci a dire la nostra con la Valle Greganica, una bella squadra, una squadra Borgo Greganico Melitese. Borgo Greganico Melitese, scusa. E sono contentissimo, per noi è come se abbiamo vinto il campionato, perché fino a qualche giorno addietro non dovevamo fare parte di questo campionato, la Bagnarese stava per scomparire. Siamo riusciti a raccimolare dei giocatori e a tirare avanti fino ad oggi, dove abbiamo fatto una prestazione più che buona. E ringrazio tutti i ragazzi, perché sono stati magnifici. E poi ragazzi, oggi mi sono commosso di quel gol che ha fatto quel ragazzo brasiliano, che se ne vedono pochi anche in Serie A. È stata una soddisfazione enorme e grande. Partita da tripla, si poteva vincere, pareggiare o perdere. Il signor Macheda Pasquale, segretario della Borgo Greganico Melitese. Buonasera a tutti. Sì, prof, si poteva anche perdere. Però voglio dire, abbiamo avuto la possibilità di calcio di rigore, se la partita l'avremmo chiusa lì sul 2-1, come si poteva immaginare. Le squadre praticamente prendono il punto e festeggiano, perché è così, perché quando poi si dice si è in prima in classifica, vengono incontrate squadre che si chiudono, anche se devo dire la verità,
è una squadra che sicuramente è stata rinnovata, hanno preso sicuramente 4-5 calciatori, perché non mi è dispiaciuta la Bagnaresi. Come dico io, potevano anche fare il gol del 2-1. Niente, sono partite che nascono così. Quanto ha influito il vento? Ma il vento influisce sempre, per qualcuno in positivo, per altri in negativo, perché il vento è, voglio dire, fa la lunghezza della palla, può passare un rimbalzo, influisce sempre, però il vento è... Una volta a testa? È una volta a testa, sì, perché bisogna anche tenere conto che in questo campo il vento è un fattore importante, perché quasi sempre c'è vento qua a Bucare, quindi